immersi nella natura, nel cuore del parco della Sila. Alle nostre spalle vedete il lago Arvo che sta ospitando il campionato regionale calabrese di canoa. Un evento al quale sta partecipando anche il Circolo Canottieri Agropoli insieme ai suoi atleti, ai tecnici e al presidente Enzo Mazza e al direttore sportivo Leopoldo Catena. Un bellissimo ritiro con l'obiettivo di dedicare questi giorni alla formazione e al miglioramento dell'attività agonistica che il circolo tanto si è impegnato per il miglioramento. La bellezza di uno sport che appunto riesce ad attirare e a tenere insieme grandi e piccoli. Sì, questa è la cosa bellissima, vedere l'entusiasmo dei master che dopo tanti anni continua a scendere in acqua con l'obiettivo di partecipare e vincere. Questo per noi è un grandissimo risultato, soprattutto i grandi danno esempio ai piccoli. Luogo fantastico che è il Lorica Parco Natura che ospita il Circolo Canottieri Agropoli. Siamo con alcuni dei giovanissimi atleti proprio del circolo. Giancarlo alla mia sinistra e Roberto alla mia destra. Quanti anni pratichi canoa? Da 2 mesi, 2 anni. Ah, quindi sei proprio fresco. E come ti sei appassionato a questo sport? Mi sono appassionato soprattutto perché amo il mare e la canoa è uno sport che proprio mi piace, lo ammiro veramente. Tu invece da anni o da mesi pratichi? Mesi anche io, precisamente dal 10 aprile. Come ti sei appassionato? A me piace viaggiare sulle imbarcazioni più che altro, ecco perché. Come ti trovi con il Circolo Canottieri Agropoli? Mi trovo bene, con loro ho imparato molte cose ed se ho già vinto la mia prima gara, ben 2 medaglie e una coppa, grazie a questo sport, a questo circolo. Dalla Lorica Parco Natura verso il lago Arvo, dove tra qualche minuto questi baldi giovani che vedete alle mie spalle, che teniamo a fatica in silenzio perché davvero non vedono l'ora di scendere in acqua, vero ragazzi? Sì! Dove ci saranno le gare, quindi seguiteci. Le immagini che vedete sono davvero straordinarie, questo lago artificiale di una bellezza unica, circondato dal verde più assoluto, in uno dei parchi protetti sicuramente tra i più belli d'Italia. E la Canottieri Agropoli cercherà ancora una volta di salire sul podio, di conquistare qualche medaglia importante, anche se l'obiettivo principale resta sempre quello del divertimento, lo spirito con il quale i vari atleti sono giunti qui in Calabria, accompagnati dai tecnici e dalla dirigenza del Circolo Canottieri Agropoli, e vi posso assicurare che si stanno davvero divertendo. Siamo sulla riva del lago con il giovane Raffaele, tra poco sarà anche lui protagonista. Raffaele, come ci si prepara prima di affrontare una gara? Allora, prima di tutto si fa un po' di riscaldamento, poi dopo si iniziano a mettere i numeri, in questo caso sulle canoe, e si guarda un po' gli orari delle gare e le partenze. La canoa però non va attrezzata in alcun modo? Cioè, la canoa va sistemata con il proprio posizionamento del sellino e del poggiapiedi e va sempre controllato prima. Tu già hai fatto tutto? Sì, già fatto. Sei pronto dunque per vivere le emozioni di questa gara? Sì, sì. Dove sarai protagonista?
nella gara dei 200 metri e dei 2000. Bocca al lupo, eh. Continuiamo il nostro cammino lungo la riva del lago Arvo, grazie anche alle immagini che sta realizzando per noi Francesco Guida. Abbiamo visto un'altra delle varie batterie partire in questo lungo pomeriggio di gare, di prove che vedranno protagonisti anche gli atleti del circolo canottieri Agropoli. Ovviamente non tutti parteciperanno nella stessa categoria, iniziamo con i più piccoli fino poi a giungere ai senior. Questo ritiro? Oh, sta andando molto bene. Oggi è il primo giorno di gara. Sta andando avanti questa bella esperienza. Giornata di sport e di divertimento al lago Arvo con gli atleti del circolo canottieri Agropoli. Adesso è il momento di andare ad intercettare il tecnico Giuseppe Napolitano, che ha partecipato anche a una gara. E ci siamo divertiti, chiaramente sempre a un livello amatoriale per divertimento, non abbiamo tante velleità agonistiche noi. Ecco, mi hai sottolineato un aspetto importante: il divertimento, la passione con la quale questi ragazzi vi seguono e partecipano alle attività del circolo canottieri Agropoli, e sicuramente questo rappresenta un appuntamento formativo per loro, vivere 4 giorni immersi nella natura, fare un raduno, partecipare a delle gare con altri giovani. Questa è la più bella opportunità che hanno durante l'anno sportivo, di avere un confronto diverso con la vita sportiva, la vita del gruppo. Alcuni anni abbiamo fatto anche 5 giorni questo ritiro, ecco perché da semplice partecipazione a una gara di fine settimana diventa un vero e proprio ritiro a metà stagione, per dare qualcosa in più ai ragazzi. Vediamo come i nostri atleti stanno vivendo questo lungo pomeriggio di gare in uno scenario davvero mozzafiato. Antonia, ci racconti com'è andata questa gara? È stata una bellissima esperienza e oltretutto anche il paesaggio è molto bello, quindi ne vale la pena. Ne vale la pena veramente. E ora è il momento di vivere le premiazioni. Dopo questa giornata, questo pomeriggio intenso di gare che hanno visto protagonisti anche gli atleti del sodalizio agropolese. Anche
oggi nello splendido bacino artificiale del lago Arvo, nel cuore della Sila, si torna a gareggiare. Lo faranno gli atleti del circolo canottieri Agropoli dopo la splendida giornata di ieri, che ha visto diversi atleti salire anche sul podio. Ci riproveranno anche oggi prima di rientrare a casa e concludere questi 4 giorni di ritiro. Stiamo facendo una perlustrazione in questo splendido bacino artificiale del lago Arvo grazie a un pedalò messoci a disposizione da Navigare Lorica. Siamo in un'area protetta, così come quella dove sorge Agropoli nel cuore del Parco del Cilento. Qui siamo nel cuore di un altro splendido parco protetto italiano, quello della Sila. Siamo giunti ormai in conclusione di questa 4 giorni nel cuore del Parco della Sila con il direttore sportivo Leopoldo Catena per fare un bilancio conclusivo. Sì, un bilancio sicuramente positivo sia dal punto di vista della didattica sia dal punto di vista della formazione, ma soprattutto dal punto di vista dei risultati sportivi. Portiamo ad Agropoli a casa nella sede del Circolo Canottieri un bel numero di medaglie, frutto di impegno, sacrificio, dedizione a questo sport. Abbiamo categorie che vanno dai bambini più piccoli, anche da 8 anni, fino ai grandi master e i senior, e tutti quanti si sono distinti appunto per posizioni ed impegno. Questo per noi è fondamentale, perché questo sport, il nostro motto, il nostro grido, diciamo, di battaglia è age quod agis, cioè significa bisogna nella vita sempre darsi da fare, perché il sacrificio premia, porta a risultati e ovviamente si cresce in questo modo. Noi con i ragazzi, oltre a fare da istruttori e quindi a fare da formazione proprio sportiva, cerchiamo di essere anche educativi, nel senso che cerchiamo di farli crescere nella logica e nel concetto dello sport, cioè prima seminare, prima fare sacrifici e poi raccogliere. Un costante impegno fatto di allenamenti, fatto di orari duri e fatto anche di allenamenti in acqua, anche a gennaio, a febbraio, che sicuramente poi premerà e formerà questi ragazzi per un domani migliore. Siamo giunti in conclusione di questo splendido ritiro in terra calabrese, le ultime operazioni per sistemare il pulmino e poi si rientra nel Cilento.